Un saluto a tutti gli amici di Puglia Bici e Futuro e agli appassionati di ciclismo. Io sono Antonio De Lorenzis di Sport in Puglia e in questa nuova puntata ho il piacere e l'onore di avere come ospite un grande ciclista, uno specialista degli arrivi in salita che ha partecipato e vinto tappe al Giro d'Italia, al Tour de France, alla Vuelta, Leonardo Piepoli. Ciao Leonardo, grazie per Buongiorno, essere qui con noi. buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, questo è il nostro quinto appuntamento di A Blocco, un format fatto di incontri, di interviste ai protagonisti del territorio, giovani promesse e appunto anche ai grandi campioni del passato. A chi ancora non ha avuto modo di vedere le puntate precedenti, vi invito a cercare ad esempio le interviste a Tommaso De Palma oppure ad Alessandro Ballan, Maurizio Fondriest, che ci hanno raccontato le loro storie avvincenti e i traguardi che hanno raggiunto. Nel nostro appuntamento, l'ultimo che c'è stato, Leonardo, abbiamo avuto con noi Alessandro Monaco, che un po' ci ha raccontato quanto è stato difficile per un ragazzo del sud, lui pugliese, riuscire ad emergere in questo sport. Per te, Leonardo, che hai vissuto il ciclismo da professionista a cavallo degli anni 2000 e ora segui anche tu i giovani promettenti proprio come Alessandro, quali sono secondo te oggi i maggiori ostacoli che incontra un atleta pugliese, un atleta del sud in generale, come possono essere superati secondo te? Allora, ostacoli principali sono geografici, perché il ciclismo soprattutto al nord, il ciclismo di buon alto livello è assolutamente al nord, quindi basso livello e anche al sud. Il ciclismo vero è al nord, quindi fino ai 12, 13, 14 anni su più cambia niente, ma poi si arriva ben presto alla categoria juniores, che sono 17, 18 anni, che uno quasi sempre è obbligato a emigrare, a meno che non faccia come Monaco, che gli ha fatto quegli anni lì una squadra ad hoc, perché c'erano più di un ragazzo juniores molto forte, quindi hanno deciso di fare una squadra in Puglia. Però uno dice c'è la squadra vicina, ma questi ragazzi hanno fatto praticamente ogni weekend, partivano, andavano a correre in Veneto, in Liguria o in Lombardia, che voleva dire tornare lunedì mattina alle 4 e poi dover andare a scuola. Quindi a volte uno non sa, io il mio secondo anno di juniores sono andato a abitare a Torino, quindi a volte uno non sa cosa sia, tra virgolette, meglio, no? È complicata. Poi io sono del principio che niente è facile, perché la vita non ti regala niente, e poi lo spirito con il quale si fanno le cose è fondamentale, nel senso che uno, secondo me, deve prendere quei viaggi, con quelle trasferte, con i momenti in cui succedono cose che nella vita di un quindicenne-sedicenne altrimenti non succedono. Certo. Io ho sempre guardato quel tipo di esperienza lì. Io, il mio andare via di casa, essere obbligato ad andare via di casa, è quello che mi ha regalato la più bella esperienza della mia vita. Quindi non penso sia stato un sacrificio, ma sia stata una grande fortuna, a parte gli esiti sportivi, proprio di vita, no? Ormai sono vecchiotto, allora uno guarda quella vita e dice: nel mio recipiente cosa ho? E gli altri della mia età cosa hanno? Perché uno si affronta con i ragazzi con cui è cresciuto, le persone con cui è cresciuto. Allora dico, beh, ben venga. Poi non ero cosciente anche allora, no? Che vivevo qualcosa di diverso. Quindi, secondo me, bisogna avere un grosso spirito positivo. Nel senso, vivo, mi diverto, è faticoso, mi sbatto qua e lì, però poi alla fine torno a casa e dico, però, torno a casa alle 4, vado a scuola, mezza sonnata, tiro via la giornata, sono stato bravo. Ah, È sì. quello che serve, entrare in quel meccanismo lì. Poi le difficoltà ci sono, però per un pugliese sicuramente molto di più, ma da questo punto di vista poi ti arricchisce di più, quindi ci sono vantaggio. E la cosa che magari mi preoccupa è che, come dire, un ragazzo si scazza prima in meridione, perché mentre magari un quindicenne in Lombardia o in Toscana può avere un suo folto gruppo di amici che fanno quello, in Puglia, dico in Puglia che siamo pugliesi, o in Calabria e Basilicata lo stesso, ti ritrovi a 15 anni a essere solo.
del tuo paese. Ci sono molti di meno, giustamente, che hanno la tua stessa passione, condividono i tuoi stessi, fra virgolette, sacrifici, giustamente. No? Quindi quello, o se hai una smisurata passione, o forse non è facile che poi uno si demotiva, nel senso, diciamo che non c'è un effetto trainante al sud, quello che manca, e poi fa sì che ci sono X corridori al nord e X corridori al sud, perché si fa fatica. Il 14enne a un certo punto c'ha gli amici che vanno al mare e non c'ha amici che vanno in bici con lui, e questo crea una difficoltà. Giustamente, quindi pensi che sia anche un discorso anche di sistema intorno al giovane ciclista, quindi un discorso di avere magari più gare, più associazioni che fanno questo e quindi includono più giovani nella pratica dello sport? Sì, sicuramente, sicuramente. Anche se a me viene automatico pensare a questo, perché sono convissuto tutta la vita, no? Con queste eventuali, certo, problematiche. La questione non si può mica convincere una persona a dire no, ti deve piacere il calcio, ti deve piacere la bici. Quindi c'è un motivo se in Italia siamo appassionati di calcio, negli Stati Uniti il football americano e il calcio non se lo caga nessuno, o di baseball o di basket. Non so in quale parte del cervello si nasconda l'attrazione per paesi verso uno sport o l'altro, però non è che si possa andare in giro per davvero bello e dire via, bandire il calcio e andiamo tutti in bici. Quindi questa cosa qua secondo me non avrà mai una risoluzione. Hai citato proprio Alberobello, che se non sbaglio è il paese natale dei tuoi genitori, di tuo padre, se non sbaglio, giusto? Ecco, ad Alberobello c'è stato proprio l'arrivo del recente campionato italiano che si è svolto appunto in Puglia con la vittoria di Filippo Zana. Secondo te, anche vedendo gli altri piazzamenti dei giovani promettenti che insomma hanno avuto un buon piazzamento, appunto, secondo te è un segnale forte di un ricambio generazionale che può dare linfa al ciclismo italiano? Allora, il campionato italiano è stato come si è previsto, tra virgolette, no? Nel senso che il caldo che si sperava ci fosse per rendere la corsa tecnicamente più bella c'è stato, e il percorso con quel caldo è stato un percorso impegnativo. Il livello di, quindi secondo me è una bella corsa, anche lì molto vincente, perché quei cinque lì davanti non sapeva se li prendevano o li prendevano, teoricamente avrebbero dovuto essere presi, sono arrivati, quindi invece per quanto riguarda tecnicamente secondo me è stato un bel campione italiano. Per quanto riguarda i campioni al via e nell'ordine d'arrivo, c'è da dire che uno, quest'anno col Covid ci sono stati un sacco di problemi, molta gente non è potuta venire che ha preso il Covid al Giro di Svizzera la settimana prima, quindi qualcosa si è perso. Però i ragazzi sono arrivati davanti, sono tutti dei ragazzi molto validi. Zara è uno che l'anno scorso è arrivato, non so se secondo o terzo al Tour dell'Avenir, che sarebbe il piccolo tour, e di solito storicamente i primi tre del Tour dell'Avenir fanno una bella strada da campioni. Quindi Zana l'anno scorso è stato forte, ha dato un passo ancora in avanti. Gli altri poi, come si chiama, il ragazzo che fa secondo è tutto l'anno che va forte, lui è un ragazzo, come si chiama adesso? Batti... No, quello fa secondo, il ragazzo della Wonti, Rota. Rota, giusto. Che lui era un fortissimo juniores, che poi si è perso i primi anni da prof, e poi quest'anno è tornato a forza, si è ritrovato, ma lui era un corridore di talento, talento internazionale. Battistella, uno che ha vinto il mondiale 3 anni fa, ed era lì, e Baroncini, che ha fatto quinto, anche lui ha vinto il mondiale l'anno scorso, cioè tutti i ragazzi, piccolo, un ragazzo interessantissimo, quindi sono tutti comunque giovanissimi, molto molto promettenti a livello internazionale, perché hanno già mostrato a livello internazionale di essere fortissimi, quindi
sì, sembra che sia un cambio generazionale, anche se la generazione attuale non sarebbe manco male, se avesse meno problematiche, perché si è visto Colbrelli, o Trentini che si è ammalato, o prima di venire italiano, Ulissi uguale, o Moscon che non ne va bene una, diciamo che il ciclismo attuale ci sarebbe anche, e che fa fatica per una serie di vicissitudini. Bene, bene, speriamo allora che anche ai mondiali, insomma, facciano bella figura. Leonardo, un'ultima domanda prima di lasciarci. Secondo te, di cosa ha bisogno per far continuare a crescere il movimento ciclistico in Puglia? C'è qualche aspetto particolare, qualche opportunità che la Puglia può cogliere, o diciamo abbiamo piuttosto tante altre situazioni da risolvere? Ma la situazione da risolvere c'è sempre tante. La squadra, cioè, adesso c'è questo consorzio che sta cercando di trovare una linea per aiutare il ciclismo e far sì il ciclismo e le ruote, che l'ecobike, che si possa unire un po' tutto. E secondo me questo unire tante società con un progetto più grande è la cosa che aiuterebbe, perché a volte basterebbe distribuire meglio il calendario delle gare o tra virgolette un vicendevole aiuto, nel senso che io le transenne ti presto le transenne, tu hai il palco, mi presti il palco, quindi sull'abbattimento dei costi, sull'organizzazione, ci potrebbe essere un modo per creare una logica, una comodità comune, perché anche lì, quando il ragazzino è esordiente allievo, dove c'è attività in Puglia, se lì si coordina, si potrebbe tranquillamente far crescere questi ragazzi. Magari poi il ragazzino 12-13enne, che non è costretto a fare chissà quali salti mortali, e la famiglia non è costretta a fare chissà quali salti mortali, è più facile che quello sia invogliato. Quindi poi ti ritrovi con, a posto di avere 18 juniores, te ne trovi 60. E lì, se questo consorzio funzionasse, si riesce a farlo funzionare, poi come al solito è una cosa molto nuova, quindi tante società unite, non è diffidenza, non è una cosa facilissima. Se questa cosa partisse, cioè è partita, però riuscisse a dare un salto, fare un primo gradino, a livello organizzativo si potrebbe davvero fare tanto, perché anche poi da genitore, cioè il ragazzo che fino a 14 anni lo lasci tranquillo, che riesce a fare qualcosa di piacevole senza troppe delusioni, quindi sarebbe, a parte quelle sportive, che è giusto che ci siano. Quindi si può fare quello, e la strada è giusta, speriamo che si riesca a percorrerla. Bene, bene, ce l'auguriamo ovviamente anche noi, perché appunto riuscire a dare, insomma, un contributo, riuscire a far crescere il movimento ciclistico fa più che bene a tutti, ovviamente anche a chi poi ne usufruisce come i ragazzi e non solo. Allora, grazie Leonardo per essere stato qui con noi. Io invito tutti voi invece che ci state seguendo a vedere anche le nostre pagine social di Puglia Bici e Futuro su Facebook, su Instagram, anche quelle di Sport in Puglia. E metteteci un like, condividete, commentate, lasciateci un vostro feedback. Noi vi aspettiamo, vi diamo appuntamento alla prossima puntata di A Blocco, e ringraziamo ancora nuovamente Leonardo, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. E un saluto a tutti, viva il ciclismo e viva lo sport. Ciao. Ciao.